Buongiorno, in merito alla vicenda dei 102 profughi arrivati autonomamente su un gommone a Pozzallo e trasferiti presso la località Don Pietro in territorio di Ragusa, ma in realtà molto vicino a Comiso, la posizione mia è assolutamente condivisa con il sindaco di Ragusa e poi condivisa in una nota che abbiamo inviato al Ministero stamattina da tutti i sindaci della provincia, è questa. Non c'è assolutamente nella nostra azione alcuna ombra, neppure lontana, di razzismo. Respingiamo assolutamente questo tipo di illazioni. È vero però che la situazione in cui ci troviamo è molto particolare. Se noi sindaci siamo riusciti, con molta difficoltà in alcuni momenti, lo devo dire, e con parecchie critiche, vedendo in ginocchio interi settori della nostra economia cittadina, a tenere in casa i nostri concittadini, facendo loro presente che purtroppo la sanità in provincia di Ragusa non è adeguata per poter contenere un problema gravissimo, come per esempio quello che si è creato in alcune regioni d'Italia, e in particolare mi riferisco alla Lombardia, non possiamo adesso vanificare questo tipo di discorsi, potendo dire alla gente che possiamo tranquillamente prenderci il peso e l'onere della cura di chi, sfortunato, in fuga sicuramente da una realtà gravissima, si è trovato però qui nella nostra provincia. La nostra provincia, così come non ha le forze dal punto di vista sanitario per reggere ad un impatto di focolai o di epidemia su tutta la nostra cittadinanza, non ce l'ha neppure pure per gruppi di persone così consistenti che si trovano ora in una località appunto guardata a vista dalle forze dell'ordine, che è chiaro, se sono lì però non possono essere sul territorio. Queste sono le ragioni che hanno indotto la sottoscritta, in uno con il sindaco Cassì e con gli altri sindaci della provincia, a chiedere con forza che venga presa in seria considerazione al più presto possibile la proposta del Presidente della Regione di far passare la necessaria quarantena, prima poi di poterli fare sbarcare, poterli fare andare in centri di accoglienza adeguati all'uopo, queste persone all'interno di navi che possono essere considerate a tutti gli effetti navi da crociera, con delle cabine in cui ciascuno può separatamente, quindi senza condizioni di affollamento assieme ad altri, passare la sua quarantena, essere accudito, essere sfamato, essere controllato nelle sue condizioni generali di salute, che non riguardano, ben inteso, solo ed esclusivamente il Covid-19, ma tantissime altre patologie.